sono spesso originali, fuori dal comune, un po' strani, i piccoli musei da cui raccontiamo le nostre piccole grandi storie. Ed oggi qui a Bologna siamo in via Stalingrado, una delle più frequentate vie d'accesso alla città. Siamo qui per raccontare un museo davvero singolare. Seguiteci! Ed eccoci all'interno di Tilt, il museo del flipper, con il nostro interlocutore, che sarà oggi la nostra guida, Federico Croci. Dunque, la possiamo definire storico e soprattutto collezionista di flipper. Più di 300 pezzi, se non sbaglio, nella sua collezione. Sì, esatto. Sono una quantità di materiale abbastanza ingombrante che ho raccolto ormai in più di 35 anni. Si parla, almeno per quel che riguarda la mia collezione, dalla fine dell'Ottocento fino ai tempi moderni, fine dello scorso millennio. Se fossimo negli Stati Uniti, questo potrebbe essere più che altro il museo del pinball. Qui in Italia ha assunto il nome di flipper, sono gli americani i primi a produrli e a farli venire anche qui in Italia e diffonderli in quasi tutti i bar. Sì, esatto. Il suo museo ha una caratteristica: chi lo viene a visitare non è che può solo guardare, può proprio giocare. Tutti i flipper esposti sono in effetti giocabili. Sì, perché è comunque una macchina nata per essere giocata, per stare nei locali pubblici, essere utilizzata. Non è un apparecchio delicato con tutti i limiti del caso, quindi la cosa importante secondo me è che di qualunque anno si tratti l'apparecchio sia utilizzabile dai visitatori, che possono giocarlo così come se si trovassero in una sala giochi dell'epoca. Qui abbiamo due modelli dell'inizio degli anni 30, sono quelli che praticamente hanno dato l'inizio alla storia del gioco del flipper come lo conosciamo. Il primo, quello del 1931, è il Buffalo Ball della Gottlieb ed è un modello famoso perché è il primo modello costruito dal costruttore americano. Chiaramente per il periodo è un modello interamente meccanico, è un modello che andava utilizzato sul bancone del bar, non ha gambe, non ha supporti. Non essendo elettrico, il punteggio veniva totalizzato a mano dal giocatore, tirava le 5 o 10 palline che aveva da giocare, guardava dove le palline andavano a cadere nelle buche numerate, secondo di come indicate sul piano, e sommava il punteggio per poi segnalarlo al barista o a chi di dovere per eventuali premi che fossero previsti. Arriviamo quindi al 1936, quando appena 5 anni dopo il modello di prima già si notano delle grosse modifiche al gioco. Intanto il mobile è comunque più grande, ha le sue gambe, poi già c'è un primo utilizzo della corrente elettrica, nello specifico una lampadina che serve a illuminare il punteggio, che addirittura viene tenuto in maniera automatica ed è indicato da una finestrella in mezzo al vetro frontale. In più, questo modello, il bumper, qui stiamo parlando della Bally, che è un altro costruttore americano, con questo modello brevettato, appunto bumper, che danno il nome al gioco, sono queste molle che si vedono sul piano, che toccate dalla pallina segnano il punteggio elettrico. In più, essendo elettrico, appare già il tilt, quindi se il giocatore scuote troppo o soprattutto tilt significa poi piano inclinato, quindi tenta di sollevare, inclinare il gioco per cercare di far tornare fuori delle palline che in realtà erano già uscite dal piano di gioco, già perse, questo viene segnalato dall'accensione della luce e quindi il barista che controlla il punteggio si accorge che nella partita precedente si è cercato, diciamo, di barare e quindi annulla la giocata. Questo della Gottlieb, il Gondolier degli anni 50, praticamente del 1958.
Questo flipper era abbastanza diffuso in Italia ed è uno degli ultimi che permetteva la ripetizione della partita, cosa che poi venne vietata successivamente. La cosa interessante è che, pur essendo un flipper americano, era dedicato all'Italia, era dedicato a Venezia, anche se con una visione abbastanza fantasiosa. Infatti abbiamo i gondolieri donna, abbiamo anche un panorama di Venezia che è abbastanza inventato. È un due giocatori, che significa che si può giocare una pallina per volta, però due giocatori contemporaneamente dandosi il turno. Anche questa è una caratteristica che era abbastanza difficile da trovare nei flipper di quel periodo. Ecco, questo è il Subway della Gottlieb del 66, è un modello abbastanza famoso perché era molto diffuso nei bar dell'epoca. Era molto diffuso poi per un motivo abbastanza particolare. Qualche mese prima, nell'estate del 65, era uscita una legge che solo in Italia, a differenza di tutto il resto del mondo, vietava la ripetizione della partita. Non era quindi possibile nel gioco vincere partita extra, e addirittura era vista male anche la vincita della pallina. Quindi successe che gli americani, per evitare di perdere un mercato importante come quello italiano, si videro costretti a costruire dei modelli, dei flipper modificati solo per il mercato italiano. In particolare la legge vietava espressamente il gioco tipo flipper e quindi gli americani si trovarono costretti a inventarsi un nuovo nome per il gioco, che diventò biliardino elettrico, in italiano proprio scritto sulla serigrafia del vetro. In più aggiunsero anche le parole senza ripetizione della partita ad indicare che appunto non era il solito flipper come si era visto fino a quel periodo. Altra cosa, fecero sparire comunque la parola flipper anche da tutto il resto del gioco, dovunque essa appariva in precedenza. Ad esempio anche sopra le palette, dove fino a quel momento c'era stampata appunto la parola flipper, che del resto aveva dato il nome al gioco in Italia. Arriviamo così al 1975 e abbiamo quello che è il primo flipper mai costruito su licenza ufficiale, in questo caso su licenza ufficiale di un film, Tommy, uscito appunto in quell'anno per la regia di Ken Russell, un film musicale ispirato dall'album del 1969 degli U, che raccontava la storia di un ragazzo cieco, sordo e muto che diventa campione di flipper, che in quegli anni, negli anni 70, era il gioco che andava per la maggiore in tutti i locali pubblici. Durante il film Tommy a un certo punto sfida quello che fino a quel momento è il campione del mondo di flipper, Elton John, che dall'alto di trampoli vertiginosi lo sfida per il titolo mondiale e perde. Quindi Tommy diventa lui il nuovo campione del mondo di flipper. Per l'occasione la Bally fa un flipper molto appariscente, molto colorato, dove appare Roger Daltrey, il cantante degli U, e appare Anne Margaret, che nel film interpreta la madre del ragazzo cieco, sordo e muto. E infatti li vediamo rappresentati nel vetro, con Tommy che indica una palla incatenata alla caviglia della madre, con scritto appunto Tommy. Il flipper è un prodotto nato e concepito inizialmente in America. L'America oggi è l'unico produttore di flipper, però non a caso questo museo a Bologna, perché Bologna è stato anche un importante distretto dell'industria dei flipper italiana. Infatti a partire dagli anni 60, più o meno in concomitanza con l'uscita delle leggi italiane che imponevano di avere dei modelli costruiti apposta per il mercato italiano, ci fu un proliferare di aziende e quasi tutte, il 90%, erano qua a Bologna e dintorni. Qui abbiamo due modelli fine anni 70, entrambi di costruzione bolognese. Il modello più famoso è questo della Zaccaria, il Ten Stars,
perché grazie al lavoro di un ottimo grafico riuscirono a creare un flipper molto attraente dal punto di vista grafico, al punto che, pur non essendo neanche indicato il marchio Zaccaria, perché per l'epoca il flipper doveva essere americano, quindi indicare un costruttore diverso e comunque italiano si pensava non avrebbe dato successo al gioco, questa serigrafia era indicata anche all'estero come un ottimo esempio di grafica da gioco, anche da imitare. Invece nell'Africa Queen, che è un modello dell'Europlay, il problema qui già non si poneva, infatti è indicata la costruzione in Italia e tra le altre cose è uno dei pochi modelli in cui il grafico si è firmato mettendo anche l'anno, e questo ci ha permesso di datare in maniera sicura la costruzione di questo modello. Siamo nel 1989 e qua si entra nel momento, diciamo, di maggior successo del flipper con i modelli elettronici e in particolare con questo modello, il Motor Show, che proviene da un costruttore che aveva sede qua vicino a Bologna. Il Motor Show, tra le altre cose, sfoggia un piccolo monitor a colori al centro del pannello della testata con il quale mostrare i punteggi, le istruzioni, e permette anche in certe fasi del gioco di provare dei piccoli videogiochi, quindi diciamo cercava di attirare l'utenza dei videogiochi e dei primi home computer al gioco classico del flipper. Questo costruttore, la Mr. Game, era in realtà nato dalle ceneri della Zaccaria, una ditta molto famosa negli anni 70 e 80, riuscita a costruire modelli che vennero esportati in tutto il mondo, compreso negli Stati Uniti, e che era chiusa ai battenti poco tempo prima, venne rilevata da Alfredo Cazzola. Alfredo Cazzola in quegli anni era molto famoso per aver creato il Motor Show, alla fiera di tutto quello che era motori, veicoli, eccetera, proprio a Bologna. Quindi questo modello, che era già in produzione con un altro nome, venne subito modificato e chiamato appunto Motor Show, con l'utilizzo del logo ufficiale della manifestazione fieristica. Questo è il cosiddetto modello a tavolino. Era fatto per i pub, per i bar, i giocatori si sedevano ai lati della macchina, fino a quattro, e la curiosità di questo in particolare è che senza bisogno di alzarsi e quindi spostarsi dal proprio posto, è il piano che ruota seguendo il turno di gioco. Siccome lei poi il museo fa anche orari prolungati di sera, ha trovato uno stratagemma per cercare di, diciamo, chiudere la serata. Sì, infatti il problema è che, essendo peraltro gratuito, è difficile riuscire a convincere il pubblico a un certo punto che è ora di andarsene, e quindi abbiamo dovuto stampare degli adesivi con lo slogan "l'ultima e poi andiamo", che quando il momento della chiusura si avvicina passiamo e doniamo ai giocatori.